discorso è veramente molto complicato. Allora io mi limito a leggere 3 o 4 punti per far vedere le complicità intrinseche. Ora, questo era un prodotto che a un certo punto era stato levato dal commercio in tutti i paesi del mondo. Esatto. Era una truffa vera e propria. Prodotto italiano, eh? Veneto. Certo. Veneto. Ma quale Veneto? Della Figlia. Oh, era il nostro collega. Io ci ho fatto un esame insieme a quel farabutto. Chi è? Sono ignorante. Allora, il nostro collega. Chi era? Della Valle. Della Valle. Sì. Sì, ma... è lui che si è inventato tutta la cosa, pagava la multa al Cilio. Esatto. E allora, ha pagato anche il Nobel, lo sai, 15 come miliardi. Lo so sappiamo tutto, lo sanno anche i cani, il Nobel lì è stato qua, però attenzione, non, ha vissuto di rendita per 70 anni, il Nobel è stato pagato con i proventi del cronasiano, ma l'intuizione di quella donna era giusta, che il sistema nervoso avesse un principio intrinseco di autorigenerarsi era vero, è stato dimostrato, quindi come intuizione. Per l'est erano solo i soldi del cronasiano. Allora, chi non lo sa, la storia è molto semplice, questo è un prodotto che provocava quello che doveva provocare, e loro facevano finta di far credere che il cronasial, che era semplicemente un estratto dal cervello del bue, fosse proprio quella sostanza ipotizzata dalla Montalcini, per cui la Montalcini faceva parte del gioco, partecipava a tutti i convegni, e tutti i medici credevano che questo cronasial fosse in sostanza, no? Proprio questo prodotto che aveva immaginato a suo tempo la Montalcini. Tutte balle, doveva fare la scena anche l'acquisizione del Nobel, qui ci fu tutta una serie di cose, io conosco al dettaglio, che è inutile che lo devo ripetere, però voglio leggere qui che è molto pittoresco. A questo, allora, d'altra parte, come sappiamo, l'efficacia di questi farmaci è molto dubbia, qui poi scrive così, io dico non era assolutamente efficace, lo so perfettamente, anzi, ad essere onesti, potremmo definirli dei costosi placebo. Allora, il prodotto più venduto in assoluto in Italia, ricordiamocelo, sì, ma mica solo in Italia, è stato venduto in tutto il mondo. No, sì, ma non per essere il prodotto più venduto. Ah, ecco. Queste specialità quindi vanno ritirate, ecco in sintesi il parere di alcuni degli esperti intervenuti. È a questo punto che prende la parola per la seconda volta il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, gran brava persona, professor Francesco Antonio Manzoli. Ex enfant prodige, a solo 31 anni era preside di medicina a Chieti. Migliaia di pubblicazioni, 150.000 pubblicazioni, no? Come la presidenza di Mario Monti, no, vicepresidente, del presidente. Quello è capace di mio di fare un'elezione, non ha fatto presidente, no? Ma si vuol poco capire. Ma chi era Mario Monti? Ma perché non conosciamo le cose d'Italia? Chi è Mario Monti? Mario Monti è nipote di chi dovere? Di chi di dovere? Di una dinastia di banchieri. Una dinastia grossa, molto grossa. Di banchieri. Grossi. Italiani. Quello più importante di tutti era un piccolino così, di origine siciliana. Che faceva la passeggiata sotto... Mediobanca. Della zona della provincia di Messina. Allora, secondo voi uno come Mario Monti ha fatto un esame? Secondo te ha fatto un esame uno come Mario Monti? Un esame? L'ha preparato uno? O no? Non lo sai. Io dico che non ha fatto nemmeno un esame. Da come parla? Da come si comporta? E delle cazzate che ha fatto di economia? Ma le ha fatte apposta. Lo sa assolutamente. No, ma adesso se ne è pentito. Sta dicendo che... Detto che si è pentito. Sì, sì. Deve baciare il cordone però, se no non c'è più pentimento, non ha nemmeno le indulgenze, no. E poi tanto parla come uno che ha avuto un ictus appena uscito da un ictus, sì. Quindi cosa lo potevano fare? L'hanno fatto preside della Bocconi, uno che fa il preside, secondo io mi sono trovato nella mia vita a far parte di certe commissioni molto grosse, dove c'erano dentro personaggi molto grossi. Aspetti, devo dire
che questi personaggi parlavano solo tra di loro, si doveva parlare di roba di scienza, molto importante, questi personaggi parlavano solo di loro, di beghe burocratiche dell'università, basta e basta, non ho mai sentito da uno di loro un intervento di carattere tecnico, e io, modestia a parte, ero uno, io uno dei pochi, eravamo una decina, che fa parte di quella commissione, che proponeva delle soluzioni di carattere tecnico. Non li ho mai visti nessuno, erano nomi grossissimi, tutti sistemati a trafficare nell'università, per sistemare questo, sistemare quell'altro, eccetera. Quindi ti manca. Allora, il discorso è sempre lo stesso, capito? Allora, questo grande, grande medico, poi presidente dell'istituto, poi presidente dell'istituto Rizzoli di Bologna, ma presidente, cioè uomo politico, che casualmente ha ancora la medicina. E ti immagini se questo qui non interveniva, no, contro un prodotto di cui il politico non sapeva niente, però i soldi l'aveva presi sicuramente. Ora approdato all'istituto, il direttore è categorico. Forse non mi sono spiegato bene nel precedente intervento. Lo studio dell'Istituto Superiore della Sanità non dimostra niente. L'Istituto Superiore della Sanità, che lui, di cui lui era presidente, non dimostrava niente, che aveva detto che non serviva un cacchio, no? Il cronasiale dice no, non serve niente. L'istituto che lui presiedeva, mi pare giusto, no? Al momento l'assunzione di farmaci a base di ganglosini non determina alcun rischio documentabile, mentre in tutto il mondo era già stato tolto dalla circolazione, e io so che in Germania la polizia andava farmacia per farmacia e andava a prendere il pure da tutte le farmacie. Come l'Aulin, che ancora qui da noi si vende a quintali. C'è tutto un altro discorso che non entriamo, perché allora dovrei finire a mezzanotte. Lo davano per malattie nervose, sì, qualche risalimento nervoso. No, cioè, io mi ricordo una pubblicità, dice, quando il paziente non ha niente, lo lasciamo. Così, mettendo niente tra parentesi, tu gli devi dare qualcosa. Tanto male non gli fa. Infatti, non sa quanta gente è morta. Siamo stati ciao carissimo. Il ricercatore che aveva coordinato lo studio, e che da 8 ore se ne stava in silenzio ad ascoltare, 8 ore in cui stavano discutendo perché girarono lì centinaia di milioni, ebbe un moto di stizza e abbandonò la seduta. Ti credi? Quando il suo resto, fetta da piatta in culo. La strada per il voto finale era a questo punto spianata. Su 20 presenti, 12 sono i favorevoli al ripristino della commercializzazione dei farmaci a base di ganglosini, 5 i contrari e 3 le astensioni. Molto bella anche le astensioni, formidabile. Ma come, fa male o non fa male? La documentazione che fa venire quella malattia terrificante, mortale, c'è o non c'è? Ti astieni? Ma allora va a fare la parola più banale che si possa dire in questo momento. E poi vorrei tralasciare perché ho altre 3-4 cosette da dire, che sono molti qua. Fra poco chiudiamo. Allora, mi ero appuntato tutte queste cose e altre due ci vogliono. Sì. Abbiamo parlato qui di Francesco I, vediamo quello che ha scritto, ha detto, ha dichiarato questo Papa di recente, che è molto interessante, dove dice, fa parlare alcuni ambasciatori, dice, dietro a questo atteggiamento si nasconde il rifiuto dell'etica, il rifiuto di Dio, proprio come la solidarietà, l'etica dà fastidio. Ah, non so, hai fatto una bella scoperta. Ma perché praticamente alle parole non fai seguire i fatti? Io non ci si parla tanto della povertà, ma i miliardi che fregano un miliardo e mezzo di euro di valore del capitale della città, la Santa Sede, anzi, è più bello, no? I 10 miliardi del valore della cosa
del tesoro di San Gennaro. Io parlo di 1,5 miliardi. Un milione e mezzo di miliardi. Però, i poveri dobbiamo assistere noi. Esatto. Tra loro ci sono anche loro, i poverelli, no? Dai l'offerta. Se no che soluzione? Devi fare l'offerta e comunque devi baciare il cordone. Allora andiamo avanti. È considerata controproducente, come troppo umana, perché relativizza il denaro e il potere, come una minaccia, perché rifiuta la manipolazione e la sottomissione della persona. L'etica serve per come rifiuto della manipolazione della persona. Se lo dici tu, lo prendo per buono. Però io ti vorrei vedere anche comportare in conseguenza di quello che dici. La conseguenza. Perché l'etica conduce a Dio, il quale si pone al di fuori delle categorie del mercato. Dio è considerato da questi finanzieri, economisti e politici come non gestibile. Piano Tecchi invece lo gestisce. Dio non gestibile, addirittura pericoloso, perché chiama l'uomo alla sua piena realizzazione e all'indipendenza da ogni genere di schiavitù. È vero. Soprattutto la schiavitù economico-finanziaria di cui oggi noi siamo tutti vittime. Però le indulgenze no. No, no, quello è dall'altra parte. È il mestiere loro. Dopo la morte. L'etica, un'etica non ideologica naturalmente, permette, a mio parere, di creare un equilibrio e un ordine sociale più umani. Certo, ma noi abbiamo dimostrato fino adesso che qui l'etica non c'è mai stata. Non c'è. E né nessun prete e nessun papa è venuto a interferire su queste cose che io ho detto ovviamente dimostrato. In questo senso incoraggio gli esperti di finanza e i governanti dei vostri paesi a considerare le parole di San Giovanni Crisostomo. Eccolo, bocca d'oro. Attenzione, non condividere con i poveri i propri beni è derubarli e togliere loro la vita. Accidenti. E per fortuna che me l'hai detto. ma vi rendete conto che intrinseca ipocrisia? 1,5 miliardi di miliardi da distribuire. Questo a conclusione del discorso che ho fatto io sull'ipocrisia sostanziale di questa gente che pretende di difendere la salute dei concittadini. Scusa, una bellissima affermazione di Garibaldi, perché io ho trovato a Monaco tutti i suoi scritti citati in un angolo polverosi nell'Istituto di Cultura Italiano. Sì. I preti, impostori. Tutti i preti, e mica solo quelli nostri. Infatti è vero. Dunque, i poveri e togliono loro la vita. Non sono i nostri beni che noi possediamo, ma i loro. È verissimo, ma allora dillo per te, no? E questo per arrivare alla conclusione. L'argilla, mamma mia, l'argilla. Allora, è una cosa molto importante, cari signori. Tra l'altro noi abbiamo a disposizione un'argilla che si chiama zeolite, che effettivamente fa molto bene. Però qui ci sono tre o quattro considerazioni che voglio fare. Ma sempre nell'ottica di quello che ho detto prima, è stato ampiamente appurata l'attività terapeutica dell'argilla. Basterebbe leggere questo libretto per rendersi conto quanto è utile questa veramente l'argilla. E c'è una testimonianza di Gandhi che aveva dei grossi problemi, e lui tra l'altro vegetariano, un buddista, e stava malissimo. Con gli impiastri di terra del campo di fuori è guarito. Ma quello dice che ci sono, questo qui ci propone una marea di utilizzazioni, però quello che voglio arrivare io è un altro concetto. Edizioni? Questo qui sono edizioni mediterranee. Ah, e sicuramente questo è un'edizione degli anni Ottanta, però adesso ci sono delle nuove edizioni. Io qui vorrei soffermarmi su un concetto molto importante, che insomma se no guarda. Sì. Tra l'altro c'è una dichiarazione del grande medico Alexis Carrel, uno dei primissimi premi Nobel della medicina, è quello che ha scritto un libro fondamentale, L'uomo questo sconosciuto, pubblicato in centinaia di migliaia di copie, milioni di copie in tutto il mondo. Tra l'altro Alexis Carrel, uomo di grandissima cultura, è stato il primo a pubblicare in Italia, io ce l'ho, la traduzione in Italia, del primo libro sulle medicine non convenzionali.
è stato pubblicato in Italia negli anni 40-50, 41-42. Tanto per dire, cioè, le medicine non convenzionali ce le sono inventate ieri, non è vero? No. Sono presenti anche come dottrina radicale, certo, ma... in Europa.